Dopo aver fatto l'impasto e lasciato lievitare, andiamo a preparare la pizza pugliese, ovvero lo spingione. Una pizza un po' più alta del solito, ricoperta con alcuni pomodori. Mettiamo su una tavola di legno un po' di farina. Prendiamo l'impasto della pizza, lavoriamolo leggermente. Adagiamolo sul tavoliere e lasciamo riposare. Ricordiamo di coprire sempre con uno strofinaccio da cucina. Facciamo riposare per circa 30 minuti. Prepariamo la teglia. Mettiamo un po' di olio. Mettiamo sull'impasto e stendiamo. Dopo aver steso l'impasto, lasciamo nuovamente riposare per ulteriori 20 minuti. Nel frattempo accendiamo il forno a 200 gradi e lasciamo riscaldare. Trascorso il tempo di riposo, mettiamo i pomodori marinati prima. Aggiungiamo anche il sughetto del pomodoro marinato. Inforniamo e lasciamo cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, sforniamo. La nostra pizza è pronta per servire a tavola. Buon appetito!